Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e questa è la mia recensione per Stories, The Path of Destinies. Ad aprile Steam ha dato il benvenuto a questo action RPG della Spearhead. Si potrebbe definire un indie, ma la software house canadese è stata fondata da personalità fuoriuscite da Ubisoft e Visceral Games, tra cui Simon Darvaux, Design Director per Assassin's Creed 3, e Malik Bukira, game designer per Assassin's Creed 2 e Dead Space 3. Quindi non gente alle prime armi. Ringrazio il team di Spearhead con cui ho avuto contatto, perché non solo mi hanno offerto il gioco, ma sono stati anche estremamente collaborativi e gentili. Questo titolo mi ha entusiasmato, tanto che sono ora alla caccia dell'ultimo e più prezioso achievement, ed ora vi spiego cosa ha fatto breccia nel mio cuore. Nomen omen est, dicevano. Il percorso dei destini è certamente la definizione più calzante per il gioco. Infatti la storia si sviluppa tramite 4 scelte profonde che ci portano a 24 finali differenti. Ma questo è funzionale a ricominciare nuovamente la storia con ciò che abbiamo capito dagli errori compiuti. Solo uno infatti è il percorso positivo, ma senza aver provato e sbagliato scelte è impossibile percorrere quella trama. Nell'avventura rappresenteremo Reinardo, una volpe ex pirata che ora si trova vestito suo malgrado del ruolo di eroe ribelle nella guerra contro l'imperatore. Le scelte verteranno principalmente sulle relazioni che Reinardo avrà con il suo vecchio amico Lapino e con la sua vecchia fiamma Zenobia, figlia adottiva dell'imperatore. Ci sono poi due magici oggetti ugualmente importanti, la Squartaceli, arma divina dal potere enorme, e la Pietra di Iblis, gemma demoniaca che fornisce enormi poteri a chi la possiede. Proiettati in un mondo fiabesco, percorreremo un destino dopo l'altro, finché non ne sapremo abbastanza su come risolvere al meglio la storia. Il backtracking è l'anima del gioco, ma è stato strutturato così bene che non è per nulla pesante. Il nostro Reinardo, infatti, troverà minerali e gemme durante le proprie avventure, i quali influenzeranno molto le storie successive. Mentre le gemme forniscono bonus, i minerali permettono la forgia di 4 diverse spade, ognuna con un'abilità caratteristica. Tali armi sono anche funzionali all'esplorazione, servendo da chiavi per aprire le relative porte. Ogni volta che ripercorreremo lo stesso livello, avremo quindi nuove strade alternative, alle quali prima non potevamo accedere. Ogni area è riempita con armate di corvi, soldati imperiali, con i quali combattere. Il combattimento è parecchio semplice. Non vi sono particolari combo e le abilità si riducono quasi soltanto al dash e al rampino. Questo è stato criticato da alcuni, ma la mia caccia all'achievement mi ha chiarito la vera anima del combattimento. Dovete sapere che Reinardo è un abile spadaccino, ha studiato diversi anni scherma insieme a Zenobia. Alla fine di ogni combattimento il gioco mostrerà una sorta di punteggio che decreterà i punti esperienza guadagnati. Inizialmente l'ho abbastanza ignorato, ma ve lo spiegherò per smontare le critiche. La prima parte è composta dal numero di nemici uccisi. Questa è fissa, in base a quanti corvi erano presenti nella zona. Dopo c'è il numero massimo che ha raggiunto la combo, cioè gli attacchi consecutivi in rapida sequenza senza aver ricevuto danni. La terza è determinata dallo stile, e la quarta attribuisce 300 punti se non abbiamo ricevuto danni, mentre 0 se siamo stati feriti. Come potete notare, la maggior parte dei punti può variare dalla prima parte alle restanti 3. Questo distingue chi ha combattuto da chi ha combattuto bene, con uno stile davvero spadaccino. Questo espediente permette, a chi non ha molta abilità, di proseguire la storia senza inutili frustrazioni, ma dà anche il modo di alzare l'asticella a coloro che hanno più di mistichezza. Solo chi sarà un vero Reinardo nel combattere potrà sbloccare un maggior numero di skill, mentre chi si limiterà ad uccidere e procedere vedrà il suo livello salire più lentamente. Ed è proprio il combattimento, oltre che la curiosità per le scelte non fatte, che mi spinge a reiniziare ogni volta l'avventura. Stories è, insomma, un racconto narrato alla maniera di una fiaba. Proprio per questo siamo accompagnati costantemente da una voce narrante d'eccezione, Julian Casey. Ogni suo intervento è ottimamente tradotto nei sottotitoli in lingua italiana. Potevano doppiarlo facilmente, sì. Ma il lavoro superbo di Julian Casey sarebbe andato irrimediabilmente perso. In vita mia credo di non aver mai sentito un narratore con una voce così, con una mimica ed un'ironia splendide, capaci di stupire chi di videogiochi ne ha visti molti.
E in questa narrazione sublime troviamo anche decine, se non centinaia, di riferimenti a libri, giochi e film della cultura popolare contemporanea. Ho cercato di catturarne alcuni screenshot. Veniamo però ora al punto dolente che riguarda la grafica. No, non fraintendetemi, la resa grafica, come del resto la colonna sonora, è splendida, immersiva e ricca. Il problema è la sua ottimizzazione. Stories, infatti, stenta a mantenere i 30 frame al secondo su computer di media potenza, se non settato al minimo. Si notano significativi cali di frame anche su computer ben più prestanti del mio. Spesso, quando saliamo su una piattaforma fluttuante, probabilmente a causa del lavoro richiesto nel mostrare tutte le zone sottostanti a noi, ma accade anche quando rompiamo barili o cristalli. Dispiace veramente, perché questo è un grosso peso per un gioco che non avrebbe dovuto pretendere così tante risorse grafiche. Io consiglierei Stories the Path of Destinies a tutti coloro che amano le avventure, le favole e soprattutto ai curiosi, a chi vuole esplorare le storie in ogni angolazione. Il prezzo base su Steam è di 15€. Il gioco è disponibile soltanto per Windows. Per questa recensione è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, commentare ed iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!